Eccoci qua, abbiamo deciso di iniziare con un video che è uno dei più grandi fotografi al mondo, Steve McCurry, ha dedicato all'Italia nei momenti più brutti della curva dei contagi che ha visto l'Italia fra i paesi che hanno pagato il prezzo più alto e immagini che sicuramente toccano il cuore di un paese fantastico dove avrete visto molti posti italiani, ma soprattutto il cuore e il sentimento italiano. È il vivere italiano. Questo pomeriggio abbiamo organizzato questa sorta di mini maratona, anche perché una maratona vera io probabilmente non saprei reggerla come fisico, insieme a una serie di amici, esperti, professionisti, di settori anche ben distanti in questo periodo e distinti, ma proprio per questo ci piaceva molto l'idea di contribuire ciascuno con la propria esperienza, con il punto di vista di osservatori diversi a raccontare questa cosa. Abbiamo ancora due o tre interventi attesissimi, fra cui poi quello che chiuderà di un sindaco importante come quello di Lerici, perché la vita dei comuni, vi farò vedere qualcosa, ma ce lo dirà lui, quindi riguarda tutte le migliaia di comuni in Italia è stata sconvolta, ma a questo punto abbiamo Matteo Brancaleoni perché abbiamo detto come cambierà la vita anche nell'arte e abbiamo voluto un artista qua con ecco, la musica che suona, ma una musica migliore perché Matteo, che adesso fra poco vediamo se si collega al nostro video, è un cantante considerato l'Italian Croon. Anzi, prima di lo presento in maniera diversa, se possiamo con la regia. Ce la facciamo a mandare un piccolo video, per favore, di Matteo, così capite che personaggio è. Ladies and gentlemen, Matteo Brancaleoni. Matteo Brancaleoni. Matteo Brancaleoni. Il nostro crooner italiano. Matteo Brancaleoni. Matteo Brancaleoni. Ieri concerto a Milano, al Luna. Matteo Brancaleoni sul palco. I found my love in Porto. Della nuova star del jazz si chiama Matteo Brancaleoni. Uno dei migliori cantanti jazz italiani. Chi è un po' tornato a un grande talento italiano. Il crooner italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Volare. Oh, cantare, con te. Matteo Brancaleoni. Allora, Matteo, allora. Come sai, ci conosciamo da anni, siamo un grande appassionato di musica, soprattutto quel genere di musica da Frank Sinatra, canzoni di Johnny Dorelli, piuttosto dei crooner. E purtroppo abbiamo pochi minuti e ti ringraziamo tantissimo perché hai aspettato che qua c'è stato un assommarsi di piccoli ritardi che hanno fatto un certo ritardo. La musica, come un musicista, si è visto anche, immagino, nel tuo caso, cancellare date. Abbiamo pochi minuti e questo ti volevo chiedere come vedi e se hai ricevuto almeno qualche notizia positiva in questo periodo che immagino che è stato durissimo per te, ma per tutto il mondo che c'è dietro la musica. E poi, se mi lasci dire anche, non so se abbiamo tempo di dirlo, che la musica comunque ha accompagnato tutta la nostra vita e anche nel passato abbiamo sentito delle musiche che sono nate proprio all'interno delle crisi, no? Tu hai fatto uno spettacolo dove raccontavi le canzoni di Frank Sinatra, mi viene in mente Michel Legrand che ha pubblicato, è morto lo scorso anno, un grandissimo musicista francese, ha fatto una canzone che di questo tempo potrebbe essere quasi d'attualità, che era sento il profumo della fine del mondo. Ecco, dacci qualche notizia positiva che non sentiamo questo profumo di fine del mondo e anche per la musica c'è un arcobaleno. Ma guarda, innanzitutto vedere quelle immagini che del filmato, specialmente alcune dove abbiamo fatto un concerto per davanti a 30.000 persone, c'erano quelle immagini in Piazza San Carlo, ecco, temo che purtroppo questi scenari assentendo gli specialisti, i medici nel campo, sarà difficile per almeno, speriamo, almeno tempo, minor tempo possibile, ma le prospettive sono almeno un paio d'anni.
Le notizie positive sono che le diverse associazioni, per quanto riguarda l'Italia, che rappresentano le varie anime, non soltanto gli addetti del settore, quindi anche tecnici, ma gli artisti dalla musica classica alla musica jazz, si sono messi insieme in questo periodo in tavole di concertazione con il governo e attendiamo, credo che saranno imminenti alcune indicazioni nelle prossime settimane per permettere quantomeno lo svolgimento. Le messe partiranno da lunedì, con le stesse dinamiche, con le stesse precauzioni. Quello che ci auguriamo sarà anche in vista dell'estate, che poi per i musicisti rappresenta il momento dell'anno di principale fonte di entrate, un pochino per tutti. Ci auguriamo che quantomeno determinati eventi con tutte le misure di sicurezza, ci saranno per questo per quanto riguarda il pubblico, ci sono poi tutti dei protocolli che saranno da seguire per noi artisti. Io che del 70% della mia attività è svolta all'estero, sarà un pochino più complicato, sarà più difficile viaggiare, anche perché portando in giro comunque una band di quasi 10 elementi, se anche ci saranno dei protocolli di sicurezza, i termini di ingaggio sarà più complicato, perché basta soltanto che un musicista possa dare qualche sintomo, anche soltanto di febbre o cose, e magari cosa ci fermano per 15 giorni, e non posso fermare, ho 10 persone poi in un posto perché una persona può risultare positiva o quantomeno avere dei sintomi e essere messa in quarantena. Quindi quello che ci auspichiamo è che i piccoli, medi concerti, io se tu pensi, tu sei venuto anche diverse volte, penso a un locale come il Blue Note e penso a che cosa si può fare, già erano un locale come quello è strutturato per più set, quindi per permettere un afflusso di pubblico scaglionato. Saranno da ridurre i tavoli, saranno, non lo so, bisogna pensare a delle soluzioni. Io non credo moltissimo nella fruizione unicamente della musica online, è un grande strumento lo streaming, ma anche tutti gli strumenti informatici che abbiamo a disposizione per quanto può riguardare la produzione. Quindi io in questo periodo sto lavorando con anche arrangiatori, con anche musicisti a distanza, e ci si è accorti che molto spesso certi spostamenti potevano essere evitati, nel senso che ognuno con piccoli accorgimenti tecnologici, di piccoli studi, un microfono, si possono fare già tante cose in casa. Però credo che questo sia, condiviso da tutti, il gusto, il piacere della musica dal vivo è un'altra cosa. Tutela dei musicisti, tutela del pubblico, credo e auspico che al più breve tempo possibile da parte del governo e anche a livello internazionale ci siano dei protocolli chiari a cui poter aderire. Matteo, abbiamo proprio un minuto perché poi c'è il sindaco che però ci scappa, e ci scappa anche il collegamento satellitare. Una canzone che... c'è addirittura la chitarra lì. Guarda, questa è una canzone che è nata proprio dopo la Grande Depressione in America, nel 1939, 10 anni dopo la Grande Depressione, era un po' il simbolo del New Deal, della nuova era, oltre l'arcobaleno, e la dedichiamo a tutti voi. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dream that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where cloud troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, they fly over the rainbow. Why then, why can't I?
è una speranza di poter viaggiare. Grazie Matteo, ti ringraziamo tantissimo. Tra l'altro, questa canzone dell'arcobaleno, la famosa canzone del Mago di Oz, cantata di Garland, e che mi è fatto venire in mente che lo raccontavo ai miei bambini da piccoli, l'ho raccontato anche a un festival a Tellaro dove ero vestito da Mago Merlino, che nella leggenda irlandese alla fine dell'arcobaleno c'è la pentola d'oro, e speriamo che è un segnale di speranza anche secondo molte leggende. Grazie molto Matteo, grazie, in bocca alla tua carriera, e